Eminenza, dopo i durissimi anni condizionati dalla pandemia, Rimini accoglie questa convocazione nazionale, un momento storico per i gruppi e le comunità, e abbiamo visto l'ardore di convenire qua insieme, un segno di rinascita dopo il tempo del Covid. Beh, direi sì, certamente potersi rincontrare ci conferma che non è mai in remoto, la comunione richiede sempre anche la presenza per poterla vivere anche quando si è lontani. Ed è anche un momento di grande passaggio, di guardare al futuro, sono coloro che serviranno per i prossimi anni dopo un cambiamento che anche e soprattutto, penso soprattutto per Salvatore Martinez, che ha guidato il rinnovamento per tanti anni. Quindi un momento anche di tanta comunione, ma di tanto sguardo per il futuro. Il Papa recentemente ha annunciato che il Vangelo si annuncia camminando, mettendosi in movimento. Quale occasione migliore per ribadirlo anche in queste giornate qua a Rimini? Assolutamente. Qualche volta abbiamo la presunzione di star fermi e che se qualcuno ci vuole venire a trovare vengano loro. Ma Gesù cammina, il Vangelo che ascolteremo dopo, si fa pellegrino, passa tutta la prima giornata da risorto, lo passa con due discepoli per certi versi anonimi, e sta con loro proprio per dire che sta vicino a tutti quanti e cammina con... perché anche noi dobbiamo camminare e farci come quel pellegrino vicino ai tanti che hanno il cuore ferito come quei due di Emmaus. Nell'ultimo Consiglio Episcopale Permanente un'attenzione prioritaria è stata data ai flussi migratori ma anche ai conflitti che insanguinano il mondo, in primis la terra ucraina. Ecco, qua si vivrà un momento importante, una preghiera ecumenica per la pace. Con quali convincenti parole possiamo ribadire il valore salvifico della pace e del dialogo? Beh, le prime grandi parole è la sofferenza, è il saper piangere con chi è nel pianto e non accettare, non abituarsi mai ai conflitti e a guardarli da lontano con indifferenza, pensando che non ci riguardino e che non ci investano, perché la pandemia, la guerra mondiale, come dice, ripete sempre Papa Francesco, vuol dire che riguarda anche noi, che non siamo da un'altra parte. Tante volte poi c'è anche un legame stretto fra emigrazione e guerre e conseguenze delle guerre che durano per decenni. La prima opera del cristiano è la preghiera, e poi da questa nasce tanta solidarietà, e sono sicuro che la preghiera, che non può non essere ecumenica perché la pace è di tutti, spingerà a trovare, con tutto noi stessi dobbiamo spingere per trovare perché la guerra finisca e le guerre finiscano, e impegnarci tutti a essere operatori di pace, artigiani di pace.